Consiglio comunale aperto. Non si sente? Ah, scusate. Allora, benvenuti a questo Consiglio comunale aperto che ha come oggetto la modifica e la proroga dell'attuazione delle norme di cui alle delibere di giunta regionale numero 735 e 1345 per garantire la funzionalità degli ospedali dell'entroterra. Iniziamo con l'appello. Prego, segretario. Sagramola Giancarlo, Arcioni Ioselito, Balducci Quinto, Bonafoni Giancarlo, Castriconi Vincenzo, Cingolani Vanio, assente, Crocetti Riccardo, D'Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolametti Sandra, Guidarelli Piero, assente, Leli Giovanna, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Mariano Giuseppe, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Forza Gino, Silvi Danilo, assente, Solari Sergio, assente, Strotta Renzo, Tavolini Claudio, assente, Urbani Urbano, Singh Major, assente. Diciannove presenti, la seduta è valida, nomino scrutatori, consiglieri, Bonafoni, Sforza, Leli, devo giustificare consiglieri Giordani e Solari. Diamo subito il benvenuto a Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Vecerrica, così come ai sindaci del Comune di Sassoferrato, Ugo Pesciarelli, del Comune di Genga, Giuseppe Medardoni, del Comune di Serra San Quirico, Tommaso Borri. Stiamo aspettando anche il sindaco del comune di Cerreto Desi. Questa è la scaletta dei lavori. Introduce il sindaco Giancarlo Sagramola. Saluto di Sua Eccellenza Monsignor Vecerrica. Diamo la parola ai cittadini. Ricordo che ogni intervento deve avere la durata massima di 3 minuti. Diamo la parola poi ai sindaci e agli amministratori sia del comune di Fabriano sia dei comuni che sono stati invitati. A questo punto io do la parola subito al sindaco Giancarlo Sagramola. Buonasera a tutti, saluto anch'io i sindaci presenti, Sua Eccellenza Monsignor Vecerrica, i consiglieri dei comuni, il Consiglio Comunale, tutti i cittadini che sono presenti qui stasera per questo Consiglio Comunale aperto. Abbiamo scelto questa modalità per avviare una procedura che ci mette a confronto con i vertici regionali delle Marche per la tutela e la difesa del presidio ospedaliero di Fabriano. Perché questa sera parliamo in particolare di maternità e ostetricia, ma abbiamo predisposto un documento che, viste le ultime informazioni che abbiamo avuto, è necessario sia il più completo possibile perché non ci sia un depauperamento della struttura ospedaliera a danno della salute dei cittadini di questo territorio. Territorio che, come ho sempre detto, non è il comune di Fabriano, ma è l'intero ambito 10, e quindi per questo sono qui i quattro sindaci che mi affiancano normalmente nelle attività di gestione del territorio nell'ambito del sociale, e con cui condivido anche la presenza nell'assemblea dei sindaci dell'area vasta numero 2. E per questo faccio riferimento questa sera a un documento che ci è stato presentato l'11 novembre ultimo scorso, e che attraverso delle slide dava il quadro di quella che sarà, ai sensi della 1345, ai sensi della 735 e degli altri atti che si sono susseguiti
compreso l'ultimo, il 665 del 2015, quella che sarà la strutturazione della rete sanitaria ospedaliera dell'area vasta numero 2, che in pratica è l'ex provincia di Ancona. La situazione è complessa e in divenire, perché dall'11, dalle informazioni che abbiamo assunto, dalle note che riceviamo informalmente, la situazione è ancora in evoluzione e quindi non è chiara. Stasera il documento ricomprende solo le cose di cui siamo a conoscenza fino a questo momento, sia formali che informali, ma in particolare riferite a quella seduta. E quindi abbiamo redatto come amministrazione comunale un documento, cercando di farlo il più completo possibile, però è aperto naturalmente ai contributi di chi ne sa di più, di chi ha ulteriori informazioni, da chi vuole proporre emendamenti e modifiche. E quindi vi do lettura della proposta di documento che discutiamo, con cui apriamo la discussione questa sera. È stato distribuito in copia a tutti gli amministratori, cercheremo di farne le copie per i cittadini. Il pubblico da casa forse non vi vede perché siamo stati confinati con la webcam piuttosto in alto, purtroppo, per motivi tecnici, però quindi forse era meglio se ci trovava un po' più di qua, perché sennò sembra che la sala sia vuota, invece ci sono numerosi cittadini che stasera sono presenti. Ordine del giorno del Consiglio Comunale aperto del 26 novembre 2015. Situazione sanitaria del comprensorio montano della provincia di Ancona, con particolare riferimento alla salvaguardia del punto nascita, delle POTES e delle unità operative e dei servizi sanitari esistenti. Il Consiglio Comunale, visto l'accordo della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16-12-2010, e qui ci sono 6 DGR che sono delibere di giunta della Regione Marche che si sono succedute, ne do formalmente lettura, ma non è caso che ne prendiamo atto in questo momento. Comunque, la 1088 del 2011, la 1405 del 2011, la 735 del 2013, la 1345 del 2013, la 847 del 2014, la 350 del 2015 e la 665 del 2015. Considerato quindi l'attuale situazione infrastrutturale del nostro territorio montano, con particolare riguardo alla viabilità presente del tutto inadeguata, oggetto di importanti lavori non ancora terminati e soggetta a interruzioni anche di lunga durata che isolano il presidio di Fabriano dagli altri presidi, constatato che nella conferenza dei sindaci dell'area vasta numero 2 dell'11 novembre ultimo scorso è stato presentato lo stato di avanzamento dell'attuazione degli obiettivi della sanità 2015, delibera giunta regionale 665 del 2015, constatata la mancata attuazione del sistema di trasporto assistito materno-infantile, la mancata implementazione delle procedure di coordinamento tra i vari presidi ospedalieri per quanto attiene il processo del parto naturale. Vista la direttiva del Ministero per la coesione territoriale del Governo Monti, strategia per la montagna e per le aree interne, con la quale si fissano i criteri per la salvaguardia dei servizi per i territori svantaggiati. Visto il documento derivante dalla delibera 665 del 2015 che penalizza fortemente l'ambito territoriale con un grave impoverimento della struttura ospedaliera di Fabriano, con particolare riferimento a la scomparsa del punto nascita, la scomparsa dell'unità operativa complessa di pediatria, la trasformazione dell'unità operativa complessa di Otorino in ambulatorio, la scomparsa della senologia della quale non si trova traccia nella nuova programmazione, la mancata previsione dell'unità operativa semplice di endoscopia digestiva, il ridimensionamento del servizio trasporti di emergenza-urgenza del territorio montano della provincia di Ancona, la grave carenza del personale medico di cardiologia, la mancata riattivazione dei posti letto previsti per la medicina, è quello che riusciremo a capire rispetto agli atti che vengono fatti, considerato che l'accordo Stato-Regioni pone tra i principali obiettivi l'abbattimento percentuale sul totale dei tagli cesarei, si ritiene che la chiusura del punto nascita, come previsto dalla Regione, non permetterà il raggiungimento di tale obiettivo. Presso il presidio ospedaliero di Fabriano, lo stesso è stato largamente raggiunto, in quanto percentualmente l'utilizzo di tale metodica è al di sotto sia degli standard regionali che di quelli nazionali.
Dato atto che la riorganizzazione prevista si sta realizzando senza aver implementato le attività propedeutiche ed indispensabili a garantire la completa sicurezza delle donne gestanti e non si tutela il rapporto fiduciario empatico con i professionisti del nostro territorio che hanno seguito la gestante venendo meno ai criteri di umanizzazione previsti dall'accordo Stato-Regione, visto l'articolo 32 della Costituzione, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e l'interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun modo violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. L'articolo 44 della Costituzione. La legge dispone provvedimenti in favore delle zone montane, recitando che le leggi debbono garantire tutele a favore delle zone delle aree montane e quindi queste si estendono e comprendono i servizi sanitari. L'articolo 4 dello Statuto regionale al punto 7, riconoscere la specificità del territorio montano e delle aree interne, promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita. L'articolo 5 dello Statuto regionale al punto 1, la Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute. Assume iniziative volte a garantire, in particolare, la tutela della maternità, dell'infanzia, degli anziani e delle persone disabili. Predispone piani e adotta interventi per la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento per garantire la salubrità dell'ambiente, la sicurezza dei luoghi di lavoro, la sicurezza alimentare e, in genere, la qualità della vita. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi affinché la conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni proceda alla revisione dell'intesa del 16-10-12-2010 secondo indicazioni di flessibilità e idoneità per la persistenza dei punti nascita in aree montane e particolarmente disagiate. 2. Richiedere al Presidente della Giunta della Regione Marche il rispetto degli impegni presi pubblicamente durante la campagna elettorale per il presidio ospedaliero di Fabriano e quindi la sospensione degli effetti delle DGR 735, 1345, 350 e 665 per la parte riguardante i punti nascita, le POTES, le unità operative attualmente operanti presso il presidio ospedaliero e dei servizi assistenti di questo comprensorio montano, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i cittadini della regione in materia sanitaria e di verificare la possibilità di modifica di tali norme allo scopo anche di contribuire al superamento del fenomeno dello spopolamento a cui sono sottoposti i territori delle zone montane e disagiate della regione. 3. Chiedere con urgenza l'attuazione di un tavolo di confronto con la Regione Marche per i dovuti approfondimenti per le problematiche evidenziate nel presente documento. 4. Concordare l'approvazione di questo documento da parte di tutti i consigli comunali dell'ambito. Il documento cerca quindi di raccogliere tutte le esigenze che sono emerse in questo periodo, partendo quindi dalla maternità e dalla ginecologia. Ma abbiamo cercato di fare un quadro della situazione esistente e le valutazioni che avete letto, le difficoltà che ci sono e il confronto che dobbiamo avviare. Io ringrazio Sua Eccellenza in particolare, che poi dopo andrà la parola, perché ha sempre seguito questi problemi con una grande attenzione e disponibilità. Credo che sia un segno importante. Siamo stati insieme per quanto riguardava le fabbriche, il lavoro, le difficoltà che viviamo. In un momento così difficile per questo territorio non è possibile pensare che la sanità vada verso una riduzione dei servizi così come paventata. E quindi vi ringrazio e chiudo qui il mio intervento. Bene, quindi passiamo subito la parola a Sua Eccellenza Vecerrica per un saluto. Io ringrazio il sindaco, ringrazio tutte le autorità, ringrazio voi, perché quando sono sceso nelle strade, forse qualche volta con scandalo di qualcuno, per difendere la dignità del lavoro, tanto più ora voglio scendere in mezzo a voi per difendere la sorgente della dignità del lavoro. Perché siamo qui a lottare per la speranza, perché se non si difende a tutti i livelli, in tutte le maniere, la nascita,
non c'è vita, non c'è futuro. Quindi la lotta è per la speranza del futuro di questo territorio. Perciò tutti, non possiamo nessuno esimerci dal lottare. Io sono disposto a scendere con voi e magari andare a piedi a, non solo a Loreto, ma anche alla regione se c'è bisogno. E la seconda cosa che vi dico è una condizione per far riuscire queste nostre lotte è l'unità che abbiamo vissuto nel passato, e quindi mi permetto raccomandarvi di trovare, che, di esprimere tutte le modalità di lotta, di impegno, di difesa, ma poi alla fine siamo tutti uniti, dobbiamo essere uniti, perché se siamo uniti certamente potremmo ottenere qualche cosa di più. E io vi chiedo scusa che alle 18 devo presiedere la scuola di dottrina sociale della Chiesa, ma sono con voi, anche con la preghiera, perché io ci credo che il Signore protegge le nostre situazioni, i nostri impegni, le nostre responsabilità. Perciò con grande amore, grande affetto sono insieme a voi e vi sostengo e vi dico grazie per quello che state facendo. Grazie. Bene, ringraziamo Monsignor Vecerrica. Iniziamo con gli interventi delle persone che si sono iscritte a parlare. Il primo a essere iscritto è il dottor Lamanna. Invito, se vuole salire qui sulla postazione dedicata, grazie. Buonasera a tutti. E io mi sono commosso, perché quello che ha detto il sindaco e quello che ha detto Sua Eccellenza ci hanno colpito il cuore. Questa è una grossa realtà che noi abbiamo, la stiamo provando a difenderla in tutti i modi, e questo percorso che stiamo facendo è un percorso molto bello. Quindi un ringraziamento al sindaco Sagramola per aver organizzato questo consiglio comunale aperto, anche gli altri sindaci, grazie per la loro presenza. Ringrazio poi voi tutti perché avete dimostrato stima e affetto verso il nostro reparto e la pediatria. La dichiarazione che posso fare in quanto primario del reparto di ostetricia di Fabriano è che da anni il nostro punto nascita lavora nel rispetto della sicurezza. Abbiamo l'ostetrica sempre presente nelle 24 ore, la guardia di 24 ore dei medici ostetrici, la pronta disponibilità dei medici pediatri, guardia di 24 ore dei medici anestesisti che dal 1 luglio dell'anno scorso ci permettono la parto analgesia gratuita. E poi abbiamo la rianimazione, che è il punto forte della struttura dell'ospedale. Attrezzature nostre e tecnologie sempre aggiornate, e quello che diceva prima il sindaco, il tasso di primo taglio cesareo è del 14%, uno dei più bassi nelle Marche, vorrei dire anche in Italia. E lunedì alle ore 15.30 con il sindaco Sagramola presenteremo al governatore della regione Marche due richieste ampiamente motivate per la deroga alla chiusura del nostro punto nascita e alla restituzione delle unità operative complesse e unità operative semplici che sono state tolte all'ospedale di Fabriano e di Sassoferrato. Speriamo quindi che il buonsenso del governatore Ceriscioli prevalga sulla ragion di Stato. Vi ringrazio per l'ascolto. Bene, grazie dottor Lamanna, continuiamo con gli interventi. La signora Katia Silvestrini, prego. Buonasera, buonasera a tutti. Chiaramente ho scritto qualcosa perché avrei da dire tantissime cose e ci avrei paura di sforare con i 3 minuti, quindi ho preferito scrivere. Allora, da oltre un anno e mezzo che con gli amici del comitato, con i cittadini e con qualche dipendente dell'ospedale
parliamo della questione che stiamo affrontando oggi ed evidentemente se ne parliamo è perché da tempo ci siamo resi conto del lento e continuo depotenziamento di tutta la struttura. Frutto di che cosa? Del famoso buon governo? Era questo quindi l'obiettivo salute tanto decantato in campagna elettorale? O invece è soltanto il baratto palese che una politica non degna ha messo in atto? Io propenderei per quest'ultima, visto i risultati. I cittadini di questo distretto non possono pagare in questo modo il disequilibrio con cui si è voluto investire su alcune strutture circoscritte lungo un asse di soli 15-20 chilometri in questa provincia. Ed è per questo che ci siamo adoperati alla raccolta di firme. 3.500 firme di cittadini che hanno chiesto al governatore delle Marche di non scambiare la razionalizzazione della spesa con il taglio dei servizi. E il dottor Ceriscioli sembrava propenso a tenerne conto. Ma dal 5 di settembre ad oggi qualcosa è cambiato, le cose sono cambiate, tutto sembra precipitare. Ebbene, io penso che la politica sia un'arte nobile se la si mette al servizio del cittadino e non la si lega esclusivamente alle logiche del partito. E se partiamo da questo, non possiamo non tenere conto che il nostro distretto conta oltre 50.000 abitanti e che per tanti cittadini dei comuni limitrofi e in particolare di quelli montani, raggiungere i poli anconetani ed umbri rappresenta una seria difficoltà. Abbiamo sempre visto il nostro ospedale come il capofila della zona montana e tale deve rimanere. Scusatemi, è un rischio enorme ed avrei tantissime cose ancora da dover dire, ma questi 3 minuti... Comunque va bene. Abbiamo sempre visto il nostro ospedale, dicevo, come il capofila della zona montana e tale deve rimanere, tenendo conto appunto di una territorialità particolare. Di errori ne sono stati fatti a iosa, ma ora basta davvero. La salute è un diritto e noi cittadini fabrianesi non abbasseremo la testa su questo e andremo avanti ad oltranza a difenderlo se voi sindaci, tutti insieme, non deciderete di affiancarvi a noi. Per una volta tanto abbandonate gli equilibri politici e guardate in faccia che vi ha assegnato il ruolo che ricoprite. Vi è stato assegnato un mandato di rappresentanza che avete l'obbligo di onorare. Adoperatevi quindi per ottenere la deroga a questa sciagurata mannaia che incombe su questa città tradita. Grazie. Andiamo avanti, Mina Fortunati. Io non sono solo Mina Fortunati, ma in questo caso, buonasera a tutti, vedo che siamo numerosi, e in questo caso rappresento il coordinamento delle donne, mi sembrerà strano, ma dei pensionati delle tre organizzazioni sindacali, CISL, UIL e SPI-CGL, quindi sarebbero l'FNP della CISL e l'UILP della UIL. Siamo i pensionati, insomma. Ecco, ho consegnato al sindaco la lettera aperta al governatore della Regione Marche, che abbiamo fatto come donne come del coordinamento, e dove abbiamo segnalato alcune cose, dove esprimiamo la nostra contrarietà all'atteggiamento che si sta assumendo diciamo rispetto alla chiusura del punto nascita e in generale un po' su quella che è la politica sanitaria.
In particolare questa sera avevo preparato questo intervento appunto per sottolineare questi aspetti, soprattutto ricordare cose che mi sembra che vengano fuori anche dagli interventi precedenti, che Fabriano appunto è il centro montano più popolato dell'Appennino Umbro-Marchigiano centrale ed è un polo di riferimento per la sanità di tutti gli altri centri montani. Mi riferisco a Cerreto d'Esi, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico. Mi fa piacere vedere la presenza di tutti i sindaci. L'intero comprensorio attualmente conta una popolazione di circa 47.876 abitanti, di cui 5.475, non ce li dimentichiamo, stranieri, circa l'11%. Questa popolazione è distribuita su un areale complessivo di 677 km quadrati, una densità di 78 abitanti per chilometro quadrato. Fabriano poi ha una miriade di frazioni e località, le cui distanze dal centro non sono comprese dai 10 km come per esempio Albacina, San Donato, Viacce, Valle Montagnana, ai 30-35 di Sant'Elia, Grotte, Precicchie, i 20 km di Campodonico, altitudini comprese dai 285 di Borgo Tufico ai 936 di Poggio San Romualdo. Sassoferrato, per esempio, mi risulta che abbia 47 frazioni e località con altitudini che arrivano, per esempio, nel caso di Montelago a 715 metri sul livello del mare. Serra San Quirico con 13 frazioni e Genga con 36 frazioni e località, tutte comprese tra le altitudini di 300-450 metri. Tutto il territorio, quindi, è caratterizzato da una, come già detto, da una difficile viabilità interna prima di raggiungere le vie di collegamento principali altrettanto problematiche e soprattutto pericolose in certi periodi stagionali come l'autunno e l'inverno, ad esempio. Questi dati sono tutti per evidenziare che muoversi, io dico in emergenza, per capirsi, con i dolori di pancia quando partorisci, con i propri mezzi, perché non abbiamo l'ambulanza a disposizione, sulle strade montane non è facile. E perché questo disagio lo debbono pagare le mamme e i bambini che debbono nascere, non lo si capisce, non lo si può accettare. Il coordinamento donne dei pensionati, delle tre sigle, come ho ricordato all'inizio, ha elaborato questo documento che appunto mettiamo a disposizione. Chiedono in particolare una politica amministrativa di servizi attenta alla persona e non alla sola matematica interpretazione dei bilanci, questo sempre, va bene? Sia che riguarda la regione, e mi riferisco anche ai comuni, voglio dire, perché prima di tutto, come diceva Katia, la politica deve guardare alla persona, ai cittadini, alla sua comunità, alle sue comunità. Ecco, magari si devono fare risparmi, sì, ma non mancano le occasioni per fare risparmi e dove fare risparmi. Per esempio, favorendo l'uso di farmaci generici, non quella classificazione tra il farmaco di serie A e il farmaco di serie B, l'uso delle tecnologie, e so che Fabriano è attrezzatissimo per le tecnologie, ecco, magari che usarle quando solo sono necessarie, non strausarle. Per esempio, anche nel caso mi risulta da un esame delle cose, per esempio le ecografie eccessive usate in gravidanza anche, perché mentre per una gravidanza normale ne sono sufficienti 3, c'è il 79,5% delle donne nelle Marche che ne utilizzano, nelle Marche mi riferisco non a Fabriano, perché poi su Fabriano devo dire un'altra cosa, ne utilizzano dalle 4 fino a 7, nelle Marche il 33% usa 7 ecografie per il periodo, una al mese quasi. Ecco, e quindi evitare, direi, l'eccessiva medicalizzazione del parto, ma tutto perché il parto è un evento naturale, un evento fisiologico, va bene, che ci si deve approcciare in maniera più tranquilla. In questo caso, volevo dire di Fabriano, da un esame, poi una valutazione trasmessa dall'ASUR,
della performance del 2014 nell'ambito del Dipartimento Materno-Infantile, il reparto di ostetricia di Fabriano risulta solo al secondo posto dopo Senigallia, con il 96% di classificazione rispetto a Senigallia che è al 98%, e la pediatria addirittura risulta al 98% della performance. Quindi non mi pare che sia così, così diciamo, poco pronto l'ospedale di Fabriano. Ecco. Io invito quindi tutti i sindaci, le giunte e i consigli comunali del territorio montano a trovare, come diceva il reverendo Vescovo, a trovare uniti l'accordo per impedire l'ulteriore impoverimento dei servizi di un'area, un tempo protagonista della brillante economia marchigiana, oggi fortemente danneggiata da una politica di favori e compromessi locali e regionali, oggi inaccettabili e le cui conseguenze ricadono, stanno ricadendo su tutto il territorio, il comprensorio montano. Si dice poche nascite, meno parti più, meno sicuri, quindi meno parti sicuri. Per noi queste sono affermazioni, sono storie, queste affermazioni sono storie che vogliono diffondere timori e paure. Alle poche nascite potranno provvedere i giovani se li facciamo rimanere in loco, favorendoli nel trovare o nel crearsi lavoro. Ma noi oggi nonne vogliamo per il loro futuro il mantenimento del presidio montano dell'ospedale di Fabriano e dell'ostetricia di Fabriano, potenziato in qualità nella strumentazione, anche se so che sono molto avanti, e negli operatori a diversi livelli di responsabilità del servizio. Saluto grandemente il primario che ha preso la parola, mi ha fatto piacere. Ecco, concludo dicendo che il coordinamento donne di queste sigle sindacali sono disposte ad aderire alle iniziative che le giunte vorranno prendere e le amministrazioni vorranno prendere in considerazione, e ci adopereremo perché si possano raggiungere questi risultati. Grazie. Grazie. È iscritto ora a parlare David Muratori. Buonasera a tutti, sono Davide Muratori, esponente di un comitato cittadino. Io come Katia mi sono scritto due righe perché sarei andato molto oltre tre minuti. E volevo cominciare col dire, mi presento con questo cartello come consiglio comunale giovedì scorso. In questo cartello c'è qualcosa che non dovrebbe esserci, mi riferisco al punto interrogativo. Perché questo punto interrogativo? Mi rivolgo a lei, signor Sindaco Sagramola, e ai signori sindaci e politici presenti. Politici. Quelli che stiamo affrontando oggi sono problemi causati da una cattiva politica. Una politica chiusa in se stessa, asfitticamente lontana dalle necessità dei cittadini. Una politica che ascolta troppo gli ordini dei partiti centrali e che nel tempo si è dimenticata di come si fa politica sul locale. Una politica che si fa molta fatica a sentirla vicina e partecipa a noi cittadini. Ecco il dubbio raffigurato da questo punto interrogativo. Voi politici siete con noi cittadini? Sì, perché signor Sindaco Sagramola e signori sindaci, quando vi presentate alle elezioni voi fate promesse e in base a quelle ricevete un mandato che voi dimenticate troppo in fretta per poi gestire in maniera personalistica e privatistica il bene comune. Vi dimenticate che gli elettori e i concittadini hanno esigenze e diritti oltre che doveri, e che questi diritti non possono essere oggetto di mediazioni o di baratto dei vostri giochini. Sì, perché dietro questa situazione, che si sta coinvolgendo non solo il punto nascita, ma l'intero ospedale e la sua piena operatività, ci sono giochini di bassa politica, fatti di accordi, di baratti. Mi prendo gli uffici di Area Vasta 2 a Fabriano e vi lascio il punto nascita. Eh sì, perché c'è un amico che è in difficoltà, tocca aiutarlo.
Poi magari accorpiamo anche i reparti tipo oculistica e urologia, direi demenziale. Le analisi le preleviamo a Fabriano, ma le facciamo svolgere a Iesi, così salviamo capre e cavoli. Noi vi diciamo, ma riprendetevi in questi uffici, noi non ci facciamo nulla, a noi servono servizi efficienti. Oggi i tempi sono cambiati e voi politici non potete più permettervi questi giochini, questi scambi. Voi politici sarete sempre più spesso chiamati da noi cittadini a rispettare i vostri cittadini, sia elettori che non, a rispettare le nostre città e la loro cura. Oggi, ad alta voce e con fermezza, vi chiediamo non di cercare di, ma vi chiediamo di che l'ospedale di Fabriano sia salvaguardato in ogni sua parte, a partire da un servizio di primaria importanza per la delicatezza impersonata dei suoi fruitori, quale il punto nascita e la caduta dell'intero ospedale, perché la sicurezza e il diritto alla salute e alla cura non si possono barattare. Non servono stravolgimenti della legge come volete farci credere, basterebbe applicarla. In essa già esistono gli strumenti per salvaguardare l'ospedale, signor Sindaco Sagramola. Fabriano è un territorio disagiato geograficamente e carente di infrastrutture, distante oltre 50 km dal polo sanitario più vicino, quindi a non meno di 40 minuti di auto da esso, imprevisti esclusi ovviamente. Quindi, con le carte in regola, per essere salvaguardato in base agli articoli 4 e 5 dello Statuto regionale. Anzi, con le carte in regola, per essere trasformato in ospedale di riferimento dell'intero territorio montano, un territorio che conta oltre 50.000 abitanti. Abbiamo esempi molto vicini in tal senso. La Regione Umbria manterrà il punto nascita all'interno dell'ospedale di Branca, proprio in base a quanto previsto dalla legge stessa. Allora una domanda, perché in Umbria si può e nelle Marche no? È solo una questione politica, di numeri? È solo una questione politica, di numeri o c'è altro dietro? E poi voglio rivolgermi anche al Presidente Ceriscioli. A lei, signor Presidente della Regione Ceriscioli, nonché Assessore regionale alla Sanità, lei ha ricevuto alle nostre mani 3.348 firme, oltre il 10% della popolazione fabrinese censita. Io questo lo aggiungerò al documento, signor Sagramola, perché mi sembra di un certo peso. Troppo comodo a dimenticarsene. Quel giorno ha speso parole e da cittadino, anzi da rappresentante di un comitato cittadino, chiediamo che alle parole faccia seguire i fatti. Si può fare. Lei lo ha già fatto nel Pesarese, sua terra di origine. Ora lo faccia per Fabriano e l'intero territorio montano. Perché il tempo dei figli e figliastri è finito. Dimostri di essere presidente dei marchigiani e tenga fede alle sue promesse di discontinuità col suo predecessore. Le Marche hanno bisogno di una guida seria e attenta, non ai capricci dei politici, ma ai bisogni dei cittadini. E oggi Fabriano ha bisogno di sentirsi parte di quella regione che lei ha avuto il mandato di guidare. Una Fabriano, un intero territorio, che in passato è stato tenuto, isolato, altezzosamente innalzato da poteri politici intrecciati con altri poteri. Una Fabriano che oggi ha bisogno di poter dimostrare di essere e non di apparire come alcuni vorrebbero. Fabriano è ancora nelle Marche. Andiamo avanti, è iscritto a parlare il dottor Vinicio Arteconi. Prego. Buonasera. Allora, tanto grazie per l'occasione, almeno dall'impressione di coinvolgere la popolazione, perché fino adesso abbiamo subito, abbiamo sentito, a parte il fatto che ancora le linee guida non ci sono, prossimi alla scadenza, quindi
vedremo se dopo il 30, se dopo il 30 riusciremo a sapere qualcosa di più preciso. Io volevo dire però che quando qui si produceva un reddito importante, abbiamo contribuito a mantenere le strutture, almeno metà delle strutture dell'intera regione. Adesso probabilmente dobbiamo scontare qualche peccato. In tutte le riunioni che facciamo, io perlomeno vengo definito raccomandato. Adesso avete finito. Questo dispiace. Mi dispiace anche, soprattutto, essere ricordato come il liquidatore della struttura. Noi ci abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto, giorno dopo giorno l'abbiamo fatta crescere. Ci sono servizi di eccellenza nel nostro ospedale, per esempio servizio di diagnosi prenatale. Il 30% proviene da fuori regione. Il 30% proviene da fuori ASL, fuori area vasta. Solo il 30% proviene da qui. Il numero dei cesarei. Ci siamo sempre attenuti alle linee guida. Abbiamo condivise, ma le abbiamo applicate. Quindi noi chiediamo solamente che non sia l'inizio di una fine. Non per noi, ma per tutti. Che ci si permetta di camminare con le nostre gambe. Se ci ritengono raccomandati, io non lo sono mai stato, quindi non mi ritengo tale. Però se le gambe ce le tagliano, non riusciremo nemmeno a camminare. Voglio dire, siamo capaci anche di farci da soli, ci siamo fatti da soli e andremo avanti ancora. Un piccolo esempio, ci è stata donata una struttura importante, sala parto dolce, parto in acqua, è come regalare la Ferrari e poi tenerla in garage perché non ci è stata data la benzina. Non è che noi non l'abbiamo chiesto, l'abbiamo chiesto ripetutamente. 2010, 2011, 2012, non c'è mai stato dato il personale adeguato per farla funzionare e quindi è una mortificazione addirittura vedere questa struttura sottoutilizzata, ferma lì, ma per nostra colpa, non c'era la possibilità di sfruttarla. Per cui questo è un disegno che parte da lontano, parte da molto lontano, dalle prime delibere, 2010, 2011, noi facevamo più di 500 parti nel 2010. Quando c'è stato un calo, un buon amministratore avrebbe detto, e là, che succede? Perché? Perché fate 100 parti in meno, così all'improvviso? Magari c'è qualche problema, esaminiamolo, parliamone. No, no, non c'è stata data questa possibilità, non hanno voluto. Quindi, anche se noi abbiamo richiesto, no, di diventare un polo di eccellenza, di far funzionare alcune strutture, niente. Come si diceva in certi paesi, no? Benissimo. Poi dopo però veniamo accusati, la gente va fuori, va di qua, va di là. Sì, è possibile, può essere anche fisiologica questa fuga, come per esempio l'anagrafe del comune di Fabriano, dati alla mano, ha dimostrato. Quindi io dico, ricordiamoci di quello che abbiamo fatto, per questo comprensorio, per la regione, quando versavamo, quando potevamo. Però un buon politico, io credo che laddove si verifichino delle situazioni di rischio, di crisi, è lì che bisogna investire per invertire il trend. Non bisogna infierire e portarsi via prima il tribunale, l'agenzia delle entrate, la stazione e l'officina della stazione, capitano dei carabinieri, le direzioni didattiche, le unificazioni, e qui ancora marittima, sì, qui si taglia soltanto,
Io credo che dal punto di vista almeno sanitario, se è vero che gli articoli della Costituzione, che la legge sulla montagna prevede una ubiquità dei servizi e siamo e dovremmo essere tutti uguali, avere pari opportunità di terapia, io penso che questo qui bisogna, è un fenomeno che bisogna arginare. Tra le altre cose, noi parliamo di numeri, però per esempio 400 milioni di euro che la Regione paga per le terapie oncologiche, parliamo cioè di oncologia chirurgica, di persone che migrano fuori Regione, questo non si dice? Non ho capito. Sono soldi e sono tanti. Se facciamo e dividiamo pro capite, viene una cifra, no? Noi andiamo a vedere dove si partorisce, 100-200 parti in più o in meno, però quest'altro cosa... allora, risparmi si possono fare in tante altre situazioni, in tanti altri modi. Io credo che la perdita del punto nascita, se adesso parliamo di questo, ma poi l'elenco sarebbe lungo, perché poi questo è solo l'inizio, come ho detto anche nell'altro Consiglio Comunale. Io penso che sarà una grossa perdita, anche soltanto dal punto di vista del fatto che qui, allora a questo punto si può solo morire, non si nasce più. Cioè, alla fine del codice fiscale c'è, no, un numeretto, brava, 4,51, quello scomparirà. Io penso che insomma da 4 a 500, se parliamo di rischio o non ci nascondiamo, cioè dietro al rischio, perché noi non mi pare che abbiamo rischi più elevati di altri punti nascita. 4 e 500 sono uguali, se dobbiamo arrivare a 1000 e fare regali ad altri per poter arrivare a 1000, perché mi pare di questo che si stia trattando, oppure... Dietro questo si nascondono solamente dettagli indiscriminati di tipo economico e quindi la politica in questo caso deve poter governare, cioè dobbiamo capire se è la politica che governa l'economia oppure se è l'economia che governa la politica. Perché se è l'economia che governa la politica, io forse ho sbagliato paese. Grazie. Andiamo avanti, è iscritto a parlare il signor Claudio Biondi, prego. Io sono abituato a parlare in piedi. Grazie Innocenzo, sono in piedi. Cari amici, se me lo permettete di dire, perché vengo da un'esperienza politica di lungo corso e oggi mi riposo. Però effettivamente, cari sindaci, cari consiglieri comunali, siete di fronte ad un grosso problema. La chiusura o meno dei due reparti che abbiamo e che hanno detto chi mi ha preceduto. E allora, se lo Stato, se le leggi dello Stato, come diceva il vostro sindaco Sacramole e altri sindaci, il documento che cercate di presentarci e lo presenterete. C'è scritto molto chiaramente, si fa molto riferimento agli articoli dello statuto della legge che riguarda la montagna. E allora, chi, se non voi sindaci, nostra espressione, espressione dei cittadini, dovete risolvere questo problema? Dovete avere gli attributi per farlo. Gli argomenti non mancano, e lo diceva qualcuno che mi ha preceduto, Fabriano, oltre
tutta la distanza che c'è. Fabriano è uno dei comuni per estensione di territorio. Certamente Fabriano ha come i suoi tempi, e questo non l'ha detto nessuno, oltre il 50%, caro Sacramola, tu lo ricorderai bene, oltre il 50% dell'IVA della provincia di Ancona veniva da Fabriano. E questo voi lo dovete far pesare nei confronti del vostro, poi dirò perché il vostro, amico Ceriscioli, che certamente io non vorrei essere molto polemico, ma qualcosa, qualche punto, qualche mannaia sopra qui sicuramente io ce la vedo. Perciò, cari sindaci, chi è che deve risolvere questo problema? La legge è a favore nostro, la legge dello Stato è a favore nostro per quanto riguarda le zone montane. E allora dobbiamo avere il coraggio, dovete avere il coraggio di portare a casa la non chiusura di queste due parti. Altrimenti è vostro dovere dimettervi, perché non sarete riusciti ad ottenere quello che è giusto per noi cittadini, per i cittadini nostri, Fabriano, Gigente, Sassoferrato, dell'intero comprensorio. Grazie. Andiamo avanti, è scritta la signora Patrizia Duca, prego. Buonasera a tutti e grazie dell'opportunità che mi date di poter esprimere la mia opinione. Dunque, anche se siamo qui per il problema del punto nascita del nostro ospedale, è nostro timore e opinione però che esso faccia parte di un disegno ancora più vasto, nato un po' di tempo fa, per volere di qualcuno con la Q maiuscola, che ha probabilmente barattato il depotenziamento del nostro ospedale in cambio. Voglio parlare chiaro perché io sono abituata sempre a farlo. In cambio della presenza a Fabriano degli uffici dell'area vasta, di cui in realtà possiamo fare veramente a meno, e a favore anche di altri presidi della provincia, purtroppo. Dico probabilmente perché non voglio avere una querela nei prossimi giorni, anche se la situazione farebbe pensare però che ci sia del vero in questo. Il punto nascita, secondo me, non sarebbe altro che la punta di un iceberg. Guardiamo infatti la situazione degli altri reparti, di cui io sono molto parzialmente a conoscenza, perché svolgo un servizio di volontariato da più di 10 anni e molto volentieri insomma, nel nostro ospedale. Allora, il reparto oculistica e la banca degli occhi, considerato un orgoglio per il territorio, non c'è più. Al posto della banca degli occhi, nei locali da essa una volta occupati, ora ci sono gli ambulatori, maggiormente usati per visite private. I reparti oculistica, urologia e dermatologia sono stati accorpati da altri reparti, con conseguente diminuzione dei posti letto attinenti alla tipologia di quel reparto. Anche la medicina si è vista diminuire la disponibilità di 10 posti letto, e non sono pochi, e le camere restano vuote, le vedo io con i miei occhi. Inoltre è da tempo che il reparto medicina aspetta di avere un medico di guardia di reparto. Le loro richieste sono state vane. Al reparto analisi manca personale ed ora una sorta di collaborazione reciproca con altri presidi per espletare i servizi di competenza a favore dei cittadini. Per un certo periodo sono state sospese le prenotazioni di visite cardiologiche con la motivazione di mancanza di personale, scritto appositamente su un foglietto. Forse questo personale è dirottato a Iesi o a Senigallia per alcuni giorni della settimana? Punto interrogativo. Se tutto questo volesse dire che nel nostro territorio le persone si ammalano di meno, sarebbe da rallegrarsene,
ma temiamo che il motivo non sia questo. Quindi, dopo aver risolto, speriamo tutti positivamente, il problema urgente del punto nascita, ritengo sia necessario incontrarsi di nuovo e presto, invitando i sindaci qui presenti, anche quelli che per motivi loro non sono venuti, di approfondire l'argomento. C'è un piano politico secondo il quale l'ospedale di Fabriano è destinato a diventare solo una cosiddetta casa della salute, che i più non capiscono cosa significhi di concreto, oppure piuttosto l'ospedale capofila della zona montana, come la popolazione del territorio pretende che sia? Quando il governo centrale e quello regionale prendono decisioni del genere, lo fanno tenendo gli occhi anche su cartine geografiche e morfologiche, quindi sulle problematiche logistiche, oppure soltanto su numeri di bilancio? Stabilire in mille parti o i 500 è un'idiozia, perché un conto è 1000 parti o 500 ad Ancona e un conto è 1000 parti o 500 qui a Fabriano. È obbligo, secondo noi, di tutti i comuni garantire ai loro cittadini un servizio sanitario degno di questo nome, sicuro, e che non costringa a fare chilometri più del dovuto per raggiungere un presidio ospedaliero in una zona geograficamente critica come la nostra, non trascurando che i nostri medici e tutto il personale sanitario e non chiedono altro che prestare la loro opera a favore dei cittadini fabrianesi e del territorio. Signori sindaci, se avrete il coraggio di fare a meno di giochi politici e attivarvi a favore di coloro che vi hanno votato, perché è a loro che dovete rispondere e non al partito, i cittadini stessi saranno al vostro fianco, come in questa occasione. Quindi vi esortiamo perciò a non aspettare ulteriormente, affinché non si dica un giorno è troppo tardi per intervenire. E a questo proposito ringrazio veramente il sindaco del documento che contiene più o meno tutte o parzialmente gli argomenti di cui ho trattato questa sera. Grazie. Allora, l'ultima persona iscritta a parlare, poi passiamo alla parte politica, la signora Maria Romani. Non è in sala. Se c'è qualcun altro, anche se non è iscritto. Prego. Funziona? Si sente? Innanzitutto grazie, anche perché io non mi ero iscritto. Mi presento, mi chiamo... Si sente? Ah, scusa. Così va bene? Grazie. Io mi chiamo Giumbi Mauro e sono un operatore sanitario in quanto svolgo la professione di medico di medicina generale nel territorio. A dire il vero, due minuti per dire che noi come medici di medicina generale ci siamo accorti già da tempo che si ha una volontà di smantellare il servizio sanitario pubblico, quello per cui tutti cerchiamo di lavorare. Forse perché il dinamico giovane fiorentino che ci amministra e che ci governa preferisce fare delle mance piuttosto che investire nella sanità. E quello che noi subiamo oggi nel nostro territorio è ben chiaro, è una politica che vuole smantellare e ridurre il servizio sanitario per farne un servizio in parte pubblico per i ceti più bassi, gli extracomunitari, le persone di basso ceto sociale, e un servizio diverso per le persone che possono permettersi un servizio sanitario a pagamento. Quindi il documento che il sindaco ha letto è chiaramente il tentativo, non più nascosto ma abbastanza chiaro, di ridurre il nostro ospedale. Dopo tante chiacchiere sulle eccellenze, piano piano
ci porteranno via, io questo lo dico sperando che non sia vero, il punto nascite, poi a ruota la pediatria logicamente è una conseguenza, sarà una conseguenza di questo, poi il reparto, il servizio di otorino, come è stato detto, di urologia, che sono già in difficoltà, e poi ho sentito anche parlare dell'oculisti, che in parole povere rimarrà ben poco. In un territorio che prima veniva privilegiato in quanto aveva un potere economico e politico, poi non avendo più potere economico è giusto, tra virgolette, che paghi per delle scelte che vengono fatte. Quindi io inviterei il sindaco della mia città e i sindaci del territorio a far sentire, come è stato detto da qualcun altro, una voce, veramente una voce come si deve, perché qui non si tratta solo di difendere il punto nascita, qui si tratta di difendere la sanità come diritto, mi permetto di ricordare, non è stato detto, come diritto costituzionale, oltre che ripreso nei regolamenti della montagna, nella legge regionale, come diritto della Costituzione, in cui, anche se è stata in parte modificata, ancora questo diritto non è stato toccato, a far sentire la nostra voce, perché non solo non si tocchi il servizio, il punto nascite, ma come ha detto il caro collega e amico Vinicio, che Fabriano non sia una città in cui si muore solamente grazie all'eccellenza dell'hospice, ma sia anche una città in cui si riesca a nascere nel migliore dei modi. E qui è il momento in cui la politica vera, fatta non di spartizione di scelte, magari adoperando i guanti bianchi perché in provincia o in regione c'è qualche collega di partito, far sentire la propria voce, far sentire che qui la città non può essere ridotta a una periferia quasi da terzo mondo, ma sia una città che abbia riconosciuto i propri diritti. E questo penso che come cittadini ce lo meritiamo. Grazie. Vuole intervenire qualcuno, qualcun altro? Allora passiamo. Prego. Allora, buonasera a tutti, sono Gabriele Santarelli, inizio, sarò brevissimo, ma inizio con una sviolinata. Se noi siamo qui questa sera, loro non l'hanno detto forse per timore di sembrare protagonisti, però se siamo qui, secondo me il merito va al comitato Sveglia Fabriano, che come hanno detto da un anno e mezzo che stanno lavorando per questo, con la raccolta firma, anche sensibilizzando la cittadinanza, quindi penso che poi il merito vada dato a chi se lo deve meritare, appunto. E secondo me stiamo commettendo ancora una volta il classico errore che facciamo noi, ossia stiamo discutendo di un tema tra 4-5 comuni. In realtà quello che stiamo vivendo noi è un tema che abbraccia tutta la regione. Il piano sanitario, lo sappiamo tutti, è regionale. Noi, grazie al Movimento 5 Stelle, siamo in contatto con tutte le realtà del territorio, anche delle altre province. Nella provincia di Pesaro, ad esempio, loro si stanno muovendo da molto tempo perché hanno il problema che stanno chiudendo tutti gli ospedali dell'entroterra, i piccoli ospedali, con il progetto di fare un grande ospedale unico tra Fano e Pesaro, quindi una nuova struttura. Quindi soldi spesi non per il servizio al cittadino, ma di nuovo per edificare nuovi ospedali, con la speranza di realizzare quello che è sempre stato il sogno della provincia di Pesaro, cioè di fare la città unica tra Fano e Pesaro. Infatti l'ospedale dovrebbe sorgere proprio a Fosso Segliore, che sta lì al centro tra le due città, e quindi stiamo perdendo un po' di vista qual è il progetto generale della sanità nella regione Marche, che non riguarda soltanto noi, ma riguarda appunto tutto il territorio. Noi continuiamo a parlare di area interna riferendoci soltanto alla provincia di Ancona, una cosa che in realtà non dovrebbe più neanche esistere, e ci dimentichiamo che invece la nostra area interna non va soltanto dal confine che è da Sassoferrato a Cerreto. La nostra area interna va da Pergola a Castelmondo, San Severino, e non dico San Severino a caso.
San Severino è un altro ospedale che sta rischiando, forse più di noi, perché le cose lì stanno un po' più avanti, di perdere il reparto ostetricia. Allora, io non capisco come non sia venuto in mente a nessuno di fare un piccolo ragionamento, ossia di dire, ma se voi chiudete San Severino, il bacino di utenza dell'ospedale di Fabriano si amplia in maniera incredibile, perché tutti quelli che stanno anche in provincia di Macerata, però da Matelica ai Sanatoglia, a tutte le città che stanno a Fiuminata, tutte le città che stanno molto più vicine a Fabriano, saranno costrette a venire qui. Allora, qualcuno però già l'ha detto, allora questo è un progetto che va avanti dal 2010, non nasce oggi. Io qui faccio anche un mea culpa, nel senso che noi purtroppo ce ne siamo accorti un po' tardi. Noi poche settimane fa abbiamo fatto un incontro, abbiamo un attivista che posso fare penso anche il nome, che è l'ex primario del reparto cardiologia di Fabriano, e che ci ha spiegato bene la situazione. Purtroppo noi l'abbiamo interpellato troppo tardi, quindi ci siamo resi conto tardi che le cose erano in una fase così avanzata. Quindi da qui passo dalla proposta, che è quella di fare questo, cioè chiedere a Ceriscioli in regione come sia possibile che a fronte della chiusura di un centro come quello di San Severino non sia possibile mettere in discussione quello che è invece l'ospedale di Fabriano. Si tratta di fare un conto, di capire quanti parti potrebbero essere recuperati per la nostra struttura con la chiusura di San Severino. E dico anche che la collaborazione non dovrebbe essere fatta soltanto fra 5 comuni, dovrebbe essere fatta fra tutti i comuni della regione. Il piano è regionale, io non capisco come mai l'Associazione Nazionale dei Comuni nella regione Marche non si sia attivata in maniera unita per cercare di far ridiscutere il piano regionale della sanità. Perché come dicevo è un piano regionale e quindi 5 comuni possono far poco. Se tutti i comuni si mettono insieme e sono tutti quanti, ogni comune, ogni territorio ha una piccola cosa che andrà a perdere. Allora cerchiamo di chiedere alla regione di ridiscutere il piano della sanità regionale. E dalla proposta però quindi passo anche un po' alla critica, ossia io mi chiedo come mai chi oggi si sta fasciando la testa non si è accorto che questo processo, come dicevo, è partito da molto tempo fa. Quello che sto proponendo io, di rifare questo calcolo dei parti che sono possibili, che è possibile recuperare con la chiusura di San Severino, era un calcolo che poteva essere fatto molto tempo fa, perché la legge non è di oggi che condanna, la legge che condanna la chiusura del nostro reparto a causa dei pochi parti che si seguono ogni anno. Quindi io direi anche, stiamo attenti a chi oggi si presenta con le parole tenta di far vedere che vuole salvare la situazione. Ricordiamoci questa cosa, ricordiamoci chi c'era nel 2010 in poi, perché, come ha detto già qualcuno, siamo arrivati un po' tardi. E dico anche un'altra cosa, quello che ha detto il dottor Artegoni è verissimo. Io ho fatto poco tempo fa una campagna elettorale per le regionali e a me veniva detta la stessa cosa. Quando mi presentavo e dicevo che ero di Fabriano, io ero già spacciato, perché logicamente tutti quanti mi vedevano come quello della città di Spacca e quindi non ne volevano avere niente a che fare. E se Fabriano non ha un consigliere regionale quest'anno, eletto quest'anno, un motivo c'è. Bene, andiamo avanti. Diamo la parola ai sindaci. Passo il microfono. Grazie, buonasera a tutti. Saluto tutte le autorità presenti e ringrazio il sindaco di Fabriano per aver organizzato questo consiglio comunale a cui possiamo partecipare tutti quanti. Ci siamo sentiti fin dal prime ore dopo l'assemblea dei sindaci dell'area vasta su questo problema. Ci siamo sentiti e abbiamo subito pensato di organizzare un'azione volta a combattere, a controbattere questo piano. E la presenza dei sindaci qua stasera non è una nota di poco conto, non è usuale che i sindaci del territorio si ritrovano insieme per fare una battaglia a favore dei cittadini. Questo è già un risultato importante, credo. Guardate, è vero, inizia da lontano il piano di riorganizzazione del servizio sanitario regionale. Nel 2013 era l'ospedale di Sassoferrato al centro dell'attenzione. Quando si iniziava a ridurre la frammentazione ospedaliera e si iniziava a proporre la conversione dei piccoli ospedali in Casa della Salute. Noi facemmo una battaglia quella volta, noi andammo in regione con la televisione, ricevuti dal Presidente del Consiglio regionale per far valere le nostre ragioni, perché non comprendevamo le ragioni
vere per le quali si portava un reparto di riabilitazione del Sassoferrato a Fabriano. Volevamo avere le ragioni di questo spostamento, che non potevano essere economiche, perché economiche non ci sono quando si sposta un reparto da un posto all'altro. Volendo però comprendere la necessità di riorganizzare, di ristrutturare il servizio sanitario regionale, abbiamo capito che c'era bisogno di fare qualcosa. Allora abbiamo detto, bene, Sassoferrato, con non pochi mal di pancia, ma con molta consapevolezza e ragionevolezza, Sassoferrato accetta di diventare Casa della Salute, si riorganizzano i servizi territoriali di coordinamento tra i servizi sanitari e sociali per dare risposta a una popolazione sempre più anziana, ma con una garanzia, che i servizi sanitari essenziali, vitali per il territorio, fossero su Fabriano. Questo lo abbiamo chiesto, questo lo abbiamo ribadito più volte, unitamente al mantenimento del servizio di emergenza e di urgenza, che è assolutamente necessario in un territorio geograficamente disarticolato come è il nostro. Questo abbiamo chiesto con forza, questo abbiamo voluto. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione in cui questo viene messo in discussione. Se su Sassoferrato oggi la Casa della Salute è già una realtà e viene riconosciuta anche in questo piano, vero è che viene messa in discussione intanto la rete di emergenza e urgenza, e questo non potrà essere accettato in nessun modo. Vero è anche che il presidio di Fabriano viene indebolito nella sua operatività, ed era quello che noi non volevamo quando abbiamo accettato quella cosa. Quindi saremo a fare una battaglia, e qui dobbiamo farla. Noi, in quel giorno nell'assemblea dell'area vasta, avevamo di fronte i tecnici, perché lì c'erano il direttore generale dell'ASO e il direttore generale dell'area vasta. Mancava l'interlocutore politico, ovviamente. Oggi noi dobbiamo chiedere un confronto forte, serio, con la parte politica su questi argomenti. D'altra parte, guarda caso, è stato richiamato sia nel documento che da alcuni interventi, non è un caso che si parla di aree interne. C'è un progetto, a breve ci sarà un accordo di programma firmato da 10 comuni più la Regione Marche e il Ministero, su un'area interna pilota, che è un'area interna del Anconetano Basso Pesarese, che guarda caso ha evidenziato delle criticità dal punto di vista socio-economico e che quindi ha prodotto negli anni uno spopolamento. Bisogna invertire questa tendenza. Bene, tra le prime azioni messe in campo, finanziate anche dal Ministero, ci sono tre linee di intervento. Mobilità, ovviamente, scuola e guarda caso la sanità. Perché se vogliamo invertire la tendenza dobbiamo garantire questi servizi essenziali sul territorio. Propedeutici anche a uno sviluppo, a una riconversione anche dell'economia di questo territorio. Se non ci sono questi servizi non faremo mai una riconversione. Quindi questo credo siano elementi importanti che dobbiamo tenere conto, che dobbiamo con forza far valere nei tavoli di confronto regionali, perché ci sarebbe se non una incoerenza. Quindi questa è la battaglia che credo dobbiamo fare tutti assieme. Mi pare che ci sono le condizioni, ci sono le volontà, e quindi su questo io dico che dobbiamo andare avanti con decisione, con forza, fin da subito, non perdere tempo, perché poi quando si è persa l'opportunità è difficile tornare indietro. Quindi siamo ancora nelle condizioni, facciamolo tutti insieme e buon proseguimento. Buonasera a tutti, mi associo ai ringraziamenti del sindaco di Sassoferrato senza naturalmente ripetermi. Come sindaco di Serra San Quirico voglio soltanto aggiungere pochissime note. Non è un mistero per nessuno che i miei concittadini in anni passati propendevano più per Iesi, per l'ospedale di Iesi, per i servizi di Iesi, addirittura anche per il commercio. Ma negli anni, voi per l'appartenenza allo stesso ambito, voi per l'appartenenza alla comunità montana, oggi Unione, voi anche e soprattutto per la comodità ormai e per l'omogeneità del territorio, hanno sempre più preferito Fabriano, i servizi del fabrianese, l'ospedale, eccetera. Sarebbe oggi assurdo tornare indietro e ancora più assurdo
sarebbe impoverire ancora di più l'entroterra, è già stato detto da molti questa sera, sarebbe veramente assurdo continuare nell'impoverimento dell'entroterra, non solo della nostra zona, ma anche quella dell'Ascolano, del Pesarese, del Fermano e così via. Assurdo, cieco, incostituzionale e contro lo statuto regionale, come dice bene il documento preparato dal Consiglio Comunale di Fabriano. Io credo che, come diceva poco fa Pesciarelli, ma come hanno detto un po' tutti questa sera, e naturalmente non sto qui a dire, ma condivido tutto ciò che è stato detto, occorre essere uniti e determinati. Uniti e determinati per far recedere da un certo disegno la nostra regione, il disegno della politica dei tagli, tagli non solo nella sanità ma anche in altri servizi e, ripeto, politica di impoverimento dell'entroterra, forse per fare della nostra regione la regione costiera o addirittura romagnola, come si sente dire da qualche parte. E io credo che siamo dispostissimi tutti come sindaci a dare anche il nostro appoggio alla regione nella eventuale, ma non mi sembra che ci sia ancora, lotta, dico, contro il governo centrale che sta facendo tagli in tutta Italia, tagli soprattutto nei servizi, senza preoccuparsi minimamente del disagio sociale che crea. E direi che, ecco, chiudo ribadendo la cosa che per me è più importante e che è stata ricordata da tutti questa sera. Per esempio è stata detta da Sua Eccellenza il Vescovo, dalla signora Fortunati, ma anche da altri. L'unità è stato ribadito poco fa anche dal sindaco Pesciarelli. Infatti ci vuole molta unità nel portare avanti questa battaglia e, per dirla con un grande della politica, dico che uniti saremo forti, forti saremo in grado di condizionare chi invece vorrebbe condizionare noi, impoverendoci, togliendoci servizi e facendo dell'entroterra veramente la Cenerentola del resto dell'Italia. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io sono il sindaco del comune più piccolo qui dell'entroterra. Ringrazio il sindaco Sagramola per aver procurato, diciamo, questo incontro, che permette un po' a tutti di dire la propria ragione, manifestare quelli che sono i problemi del territorio. Io partecipo sempre con grande piacere a tutte queste manifestazioni che avvengono, come sono avvenute per il problema del lavoro negli anni scorsi, e speriamo di non dover ritornarci sopra. Per quanto riguarda la tutela del presidio, sì, è vero che il problema nasce da lontano, ma come già spiegato il sindaco Pesciarelli, ci siamo adoperati, non è che siamo stati fermi, diciamo, abbiamo accettato in buon ordine tutto quello che ci veniva proposto, sempre nei limiti delle nostre possibilità. Ora il problema è della salute, quindi la salute dei cittadini, a mio avviso, va ancora maggiormente tutelata e va fatta una battaglia affinché tutto quello che è riportato anche nel documento, che in parte non conoscevo perché, diciamo, qui la prospettiva è abbastanza pesante, va, diciamo, fatta una battaglia in maniera tale da poter riuscire nell'intento, riuscire tutti quanti uniti come siamo qui. È vero che potremmo essere anche di più, ma intanto devo dire
questo è un problema che riguarda il nostro ambito di territorio. Abbiamo sempre parlato, io quantomeno sono un po' come Biondi, anziano, diciamo, del mestiere della politica, quindi abbiamo sempre sentito parlare del riguardo dei progetti per la montagna, ma a questo punto parliamo dei progetti del monte, non della montagna, perché i cittadini vengono emarginati completamente. Quindi dobbiamo essere uniti e cercare di riuscire a portare avanti questo risultato. Se le dimissioni fossero un problema, caro amico Biondi, io potrei farlo anche adesso, diciamo, perché con tutte le varie problematiche che sono venute, diciamo, avanti in questi ultimi anni, probabilmente amministrare in passato era un piacere, adesso lo è ugualmente, perché uno si sente di portare avanti, voglio dire, la volontà dei cittadini, però è un problema continuo tutti i giorni, quindi non lo so quale sia la situazione migliore, se continuare a rimanere a fare il sindaco oppure andare a casa e godersi la pensione. Quindi io mi auguro che questo documento, che poi verrà sottoposto ai consigli comunali, quindi a Genga ce l'avremo sabato prossimo, possa riuscire a scalfire o a modificare quelle che sono le volontà o quantomeno le intenzioni del nostro governo regionale. Ringrazio tutti e buona prosecuzione. Allora, abbiamo finito con gli interventi dei sindaci, iniziamo con gli interventi degli amministratori locali. Prego, sindaco. Grazie. Siccome ho chiesto di intervenire, che prima ho presentato il documento, vorrei introdurre anche il dibattito degli amministratori, se me lo consentite, ma non perché ho ascoltato le giuste dichiarazioni dei cittadini. Però non è che noi abbiamo dormito, Non, mi sembra che qualcuno adombri il fatto che qui non si è fatto nulla. Io ho raccolto le istanze della petizione, perché è stata consegnata anche a me, non è che io non l'ho vista. Peraltro poi la inseriremo nel documento, come chiedeva, perché non, possiamo inserirla, giustamente, è stata presentata al Presidente Ceriscioli, però la mettiamo, non è questo, Sì, serve per ricordarglielo, siccome lui ha preso degli impegni politici, quando era in campagna elettorale, in un incontro pubblico che si è tenuto in un locale qui di Fabriano, alla presenza di numerosi amministratori e persone, cittadini, quindi io questo gliel'ho ricordato nel documento, adesso gli ricordiamo anche gli impegni e le parole che ha detto quel giorno, perché mai che avete fatto anche il video, se io non mi ricordo male, ero piuttosto anche sorpreso, ma va bene. La questione, quando è partita, è vero, la questione è partita da lontano, ma non era così. L'accordo che abbiamo fatto col sindaco e di cui erano testimoni anche altri sindaci, con il sindaco Pesciarelli, Sassoferrato ha accettato, come diceva Pesciarelli, in accordo con noi, di scambiare la riabilitazione, costituendo l'unica casa della salute delle Marche. Noi siamo stati gli unici che hanno fatto un accordo per mantenere però su un territorio come questo il presidio di Fabriano. Ho tentato anche un accordo col sindaco di San Severino, nonostante che per normativa noi non possiamo, perché noi siamo vincolati alle vecchie aree vaste, perché altrimenti i nostri operatori potevano andare a fare qualche ambulatorio fuori, ma questo è normato e non si può fare, come loro non possono venire da noi. E quindi il sindaco di San Severino, che vive questo problema anche lui, e peraltro un amico con cui ho fatto la battaglia per non avere l'IMU sui territori montani quasi da soli, e anche contro un partito, il mio, tanto per dirne una. Però voglio dire, abbiamo fatto questa operazione col sindaco di San Severino, abbiamo fatto una più chiacchierate lunghe, ma anche lui non cede sull'ostetricia di San Severino. Nonostante c'è una situazione viaria migliore, Macerata è molto più comoda da raggiungere per San Severino che noi, Iesi o Branca, ma dopo ci arrivo alla questione Branca. Quindi la questione, purtroppo, non siamo ancora nella condizione di essere l'unico ospedale. Abbiamo provato timidamente nel 2010 a dire perché invece di fare 5 aree vaste non facciamo l'area vasta montana. Ma la popolazione non ci
non ci è sufficiente. Noi stiamo a 448 nascite tutto il comprensorio. Come facevamo ad arrivare a 500? Se ci abbiamo, sì, dici, importi natalità dagli altri poli vicini, ma da dove che abbiamo tutti i piccoli comuni intorno? Noi abbiamo in tutto il, siamo scesi da 608 nascite di 7 anni fa, dati anagrafici di tutti i territori dei comuni dei 5 dell'ambito, a 448 nascite. Già se teniamo i nostri non ci arriviamo manco a 500, e questo ragionamento l'abbiamo fatto e evidenziato. Ma sembrava che questa dichiarazione, abbiamo aspettato le elezioni, c'era l'impegno che i servizi dell'ospedale di Fabriano non sarebbero stati modificati. Guarda, Vinicio, sai quante volte mi sono sentito dire in 14 anni in provincia che ero un privilegiato, che venivo da Fabriano, quante, voi che chiedete sempre, che volete? Io penso che vogliamo dignità, perché non abbiamo mai rubato niente a nessuno. Tutto quello che ci è stato dato era dovuto, va bene? Non abbiamo preso niente in più, niente, niente in più, mai. E su sta storia della sede dell'area vasta, va bene? Doveva essere la possibilità di avere qualche servizio in più in un territorio che versava in una crisi. Non c'è nessun compromesso da fare, perché io non l'ho mai avallata, non l'ho mai ricevuta, ma questa è stata fatta e doveva essere un vantaggio. Ma quale vantaggio se stava sempre vuota? Non ci è venuto mai nessuno da fuori. Non ci viene, fanno fatica a venire qui per fare l'assemblea che è previsto si faccia a Fabriano. Però su questo è un altro problema. Chiudo. La presa in giro, e quando me l'hanno fatta? Quando hanno presentato il piano di chiusura, mi hanno presentato. E hanno detto che avremmo potuto andare con una convenzione a branca. Lì ho capito che c'era la fregatura. Ma Branca sta peggio di noi, fa meno parte di noi. Che senso c'ha che noi andiamo a Branca, che chiuderà probabilmente, se continuano ste leggi, allora chiudono anche loro. Il problema qui non è questo. Il problema nostro è che, come abbiamo scritto e come voglio rimarcare stasera, a oggi l'evoluzione di tutte queste procedure che si sono accelerate nel mese di agosto con la 665, all'inizio di agosto, che hanno preso un verso, non mettono in crisi solo la maternità e la ginecologia, che ci dicevano tutti, sotto i 500 parti è rischiosissimo, sotto i 500 parti se muore, le donne non sono tranquille, e poi mi mandi a Branca? Allora, allora qui non è vera la sicurezza, perché come diceva prima il dottor Arteconi, e come ci siamo confrontati con la Manna, e sai il dottor Lamanna quante volte abbiamo incontrato il presidente della regione precedente, e la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo chiesto un incontro al presidente della regione attuale, e ci andremo il 30, ma il 30 saremo ricevuti noi, Osimo che deve chiudere e San Severino, ho saputo l'altro giorno. E io voglio far capire però che questa specificità montana esiste, perché l'abbiamo fatto il documento, e voglio la forza di tutti i sindaci, perché l'azione va fatta in combinata con quelli che possono stare dalla parte nostra, ma non perché vogliamo togliere niente a nessuno, perché tenere la maternità a Fabriano, è vero che anche ieri si è concluso l'accordo Stato-Regioni nuovo sulla sanità e hanno tolto 15 milioni di euro alla sanità marchigiana, è vero, sì, questi sono altri 15 milioni di tagli, ma possiamo chiudere allora gli altri ospedali che erano in chiusura, senza che dovevano diventare case della salute? E conseguire quei risparmi che, prima di chiudere i servizi, io questo dirò a Ceriscioli, prima di chiudere un servizio presso un ospedale periferico come quello nostro, vuoi chiudere e fare quello che è previsto dalla 1345, che sono le case della salute nei posti dove non ci sono i numeri per tenere la sicurezza vera, non c'è una chirurgia di emergenza, non c'è un dipartimento di medicina che può funzionare, non c'è un servizio traumatologia? Prima sistema Sassoferrato ha accettato con una potes che non può essere ridotta, c'ha ragione il sindaco di Sassoferrato, non può essere tolta l'ambulanza medicalizzata per 24 ore, perché allora veramente non è più casa della salute, diventa un ambulatorio, no? Allora questa battaglia va fatta, secondo me, la possiamo fare e la dobbiamo fare oggi, ma non si poteva fare l'anno scorso, giusto? Però i cittadini, però, quando hanno saputo questa cosa, hanno raccolto le firme, hanno fatto. Ma il sindaco fa il sindaco. E fa gli atti, perché se io
mi metto solo la petizione, è un atto dei cittadini, non è un atto di un sindaco. Il sindaco fa gli atti, fa le delibere, fa i documenti e fa le azioni che sono previste nella pubblica amministrazione per la tutela delle leggi, delle normative vigenti. E questo è il primo atto, non è che questo è il primo, è l'ultimo, questo è il primo finché rimango sindaco. Se poi mi devo dimettere, non è che sto attaccato alla poltrona per forza, non ci sono stato attaccato mai e non ci rimango. E forse ci sono condizioni anche per non continuare, ma non è questo. Credo che prima si fanno tutti gli atti dovuti, poi si va a casa. Tutto quello che è possibile perché un sindaco faccia gli atti dovuti e quelli necessari. Quindi chiedo scusa se ho ripreso la parola. Mi riservo comunque di fare le conclusioni, di raccogliere gli emendamenti che verranno proposti anche dai consiglieri e da tutta l'amministrazione di Fabriano che è qui. E che ringrazio anche la Giunta e scuso l'assessore Pallucca perché è partita e fuori, perché è andata a trovare il padre fuori Italia. Prego. Andiamo avanti, è iscritto a parlare il dottor Saitta, prego. Buonasera a tutti. Il punto fondamentale di questo incontro di oggi è che siamo tutti qui, i sindaci, i cittadini, per difendere il diritto dei cittadini. Io ho partecipato all'assemblea dell'11 novembre e ho esposto tutte le problematiche che sono scritte nell'ordine del giorno, chiarendo che noi non eravamo d'accordo praticamente su niente. A me sono seguiti gli altri sindaci di tutto l'ambito che hanno esposto critiche continue su tutto. Conclusione della storia, io pensavo che un incontro di questo genere, oltre diciamo fare le critiche, ci fossero delle risposte. Le risposte non ci sono state. Il presidente Mangialardi ci ha mandato tutti a casa dicendo che poi ognuno se la vedeva col direttore dell'area vasta. Cosa che ho fatto. Il direttore mi ha detto che lui in realtà non può fare proprio niente, lui soltanto obbedisce agli ordini che gli danno i politici. Ora, il sindaco di Osimo alla fine mi ha detto sì, noi siamo combinati male, ma voi siete molto peggio. E ha detto certo, lo vedi qual è la situazione reale. Certo, ci sono delle situazioni, come diceva il sindaco Sagramola, che non si chiude l'ospedale di Loreto, non si chiude l'ospedale di Chiaravalle, che dovevano essere trasformate in casa della salute, e che quindi le spese non vengono diminuite nella maniera corretta, perché questo era quel punto al quale bisognava andare incontro. Ora, tutto questo è vero, ho illustrato tutte le criticità dell'ospedale di Fabriano, quelle che sono evidenti dall'atto che ci è stato trasmesso e anche altre che non erano presenti in quell'atto. La chiusura della senologia, la distruzione del servizio di senologia, che era una cosa importante che funzionava bene. Mi è stato detto, ma sai, è un progetto e i progetti non si fanno più. Guarda caso però a Senigallia è stato ripreso, da noi non se ne parla nemmeno. Tra l'altro c'era anche scritto in questo specie di papiello che ci è stato trasmesso che parlava della citologia a Loreto. Io ho detto, ma siamo matti, il primario di citologia è a Fabriano. Mi è stato detto un errore di stampa, è stato fatto male, è stato scritto male. Volevamo dire un'altra cosa, l'abbiamo detta in maniera scorretta. Ora, tutto questo deve fare sì che tutti i comuni, tutte le città
siano disposte a lottare insieme. Certo, vi devo dire che dal 2012 mi sono incontrato col sindaco di San Severino, proprio perché discutevamo di fare un'area montana e tra l'altro avevamo anche avuto il permesso a livello regionale di operare in questo campo. Poi hanno mandato a casa Ruta e è stato annullato tutto, un lavoro di 6 mesi che stavamo mettendo d'accordo tutti quanti, tutta l'area montana, per creare questa unità, e è stato mandato tutta all'aria. Comunque, io spero che da questo momento venga fuori un'unità di intenti per procedere nella maniera migliore. Grazie. Andiamo avanti, è iscritto a parlare il consigliere Urbani, prego. Abbiamo altri iscritti? Peverini, Romagnoli, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti quanti. Io a differenza degli altri sono un pivello fiero della politica. Non so se voi vi siete fatti la stessa domanda che mi sono fatto io, ma ascoltando c'è il cadavere ma non c'è il colpevole, cioè c'è un delitto ma il colpevole non c'è mai. Nel caso della politica succede sempre questo, quindi le responsabilità, abbiamo sentito il sindaco che ha combattuto contro il suo stesso partito, ce ne siamo accorti tutti, perché questi tagli vengono, come ci ricordava prima il Signore, dall'alto, dai tagli che vengono fatti nascosti sulle regioni e sui comuni, che di conseguenza ricadono sui cittadini, sulla vita, sulla pelle dei cittadini, che a mio parere hanno dimostrato, e sono fiero di questo, più conoscenze, più professionalità, più competenze, e sono le persone che dovrebbero maggiormente intervenire nelle scelte che poi vanno a ricadere sul futuro di mio figlio, della vita di tutti noi, perché il politico dovrebbe essere un portavoce di tutti i cittadini, che ahimè partecipano poco. Quindi, signori miei, la responsabilità di questa situazione, secondo me, è nostra, dei cittadini che hanno fatto accadere tutto questo, perché dove eravamo quando sono state fatte certe scelte, dove la Merloni è stata delocalizzata con i soldi nostri, quando la sanità viene delocalizzata sotto i nostri occhi, con la politica che non si toglie un euro, ricade tutto sotto i cittadini. Perché i cittadini credono ancora negli stessi politici che da 40 anni ci hanno portato allo sfascio? Attenzione, non voglio fare uno spot elettorale, assolutamente. Io mi chiedo perché il cittadino si sente libero da responsabilità dal momento in cui è il cittadino che ha scelto certe persone. Ancora oggi sento dire, beh, Renzi è bravo, Sbacca ha fatto un buon lavoro, Sorci, dai, fin dei conti. Il cittadino deve prendersi le proprie responsabilità, deve prendere consapevolezza. Quindi il cittadino deve esigere, partecipare, informarsi, non farsi informare, perché altrimenti vengono dette le cose che logicamente fanno comodo a noi, dove il colpevole non viene mai fuori. Bisogna informarsi per quello che sono realmente le cose. La cosa che a me stupisce, io non sono un dottore o un medico, mi sono informato tramite loro, la cosa che mi stupisce è stata, cioè noi facciamo il conto della sanità, della salute dei cittadini con i numeri. Dobbiamo fare almeno 1000 parti, 500, ma stiamo scherzando. L'ospedale di Fabriano deve fare almeno 1000 parti, se no rischiamo. No, io mi aspetto che il dottore abbia fatto almeno 1000 parti e magari venga da me il dottore che è di Ancona oppure di dov'è, oppure facciamo girare le competenze, facciamo sì che ci sia una condivisione di competenze e facciamo crescere le competenze. Come diceva il dottore prima, molto probabilmente con 500 parti abbiamo più qualità noi che un'altra parte magari. Quindi preoccupiamoci, il problema, come ricordava qualcuno, probabilmente è dei dirigenti della sanità che non hanno fatto certe domande. Io come dirigente di un'azienda
se ho un problema di qualità, devo capire dov'è il problema di qualità. Non è che posso dire non facciamo più quel prodotto perché non abbiamo qualità, devo andare a vedere qual è il problema, come diceva giustamente Arteconi. I cittadini si accontentano della storiella che gli viene raccontata dove si dice se non ci sono almeno 1000 parti non si può avere il reparto. Qui c'è da fare una battaglia incredibile, sindaci responsabili della sicurezza e della salute dei cittadini devono assolutamente schierarsi contro questa cosa, perché non è possibile accettare certi concetti che sono delle barzellette, che viene da ridere. Quindi lascio con la frase che il vicepresidente onorario della Corte Costituzionale Maddalena disse al sindaco all'incontro all'Oratorio della Carità: le leggi non si rispettano, si impugnano. Allora, rinvito il consigliere Urbani, perché non ci abbiamo più altri iscritti a parlare. Quindi Urbani e poi Peverini. Buonasera a tutti. Io prima di presentare, Presidente, questo emendamento, volevo fare una riflessione, perché penso voi sapete, io faccio un mestiere che non è sicuramente il medico. Faccio il piccolo imprenditore e in questi giorni stiamo preparando il budget per il 2017 che dovrà essere pronto per il 30. Io quando sento questi numeri della sanità mi vengono i brividi, perché la sanità non è una cosa che si misura con i numeri. Che significa se io non ho 500 parti, chiudo un reparto? Ma anche la vita di una persona vale un reparto. Io sono io ho avuto un trombolie, sono rimasto un mese in terapia intensiva. La mia vita vale un reparto o no? La mia vita vale un ospedale o no? Io dico di sì. Quindi, quando ci si rivolge ai cittadini, togliendogli i diritti, quei diritti che i cittadini conquistano pagando le tasse, tra parentesi, perché allora se tagliamo i servizi, tagliamo anche le tasse. Ma allora io dico un'altra cosa, e lo dico e l'ho scritto anche al Presidente Renzi. Caro Renzi, prima di arrivare a questi estremi, per i cittadini che lottano, prima dovresti lottare contro la corruzione, contro l'evasione fiscale, che ammonta a 140 miliardi di euro, perché combattendo quella riusciremo a ridistribuire sul territorio le risorse. A chi? A quei cittadini come voi che stasera stanno qui per testimoniare e lottare per non chiudere il reparto, alle piccole aziende come la mia che lotta ogni giorno per restare sul territorio e cercare di esportare e garantire l'occupazione. E mi piace quello che ha detto Mina, perché se riprendiamo a creare occupazione, allora i giovani si sposano. Io ho due dipendenti che in questo momento sono aspettano un bambino. Una è francese, che è qui in sala, poi tra parentesi è qui dentro. Stamattina mi diceva, ma io adesso dove vado a partorire? Io dove vado a partorire? Io ho detto, Deborah, torna in Francia. Torna in Francia, forse troverai una soluzione migliore che qui. Andrà ad Ancona, penso, non lo so, andrà ad Ancona. Quindi io con determinazione dico che su questo documento vorrei cambiare, eliminare alcune parole per dare più struttura, più forza. E l'emendamento che propongo, Presidente, Sindaci e Consiglieri, al punto 2 della proposta, leggo interamente come è scritto adesso e leggo poi come lo vorrei emendare. Il punto 2 dice: a richiedere al Presidente della Giunta della Regione Marche il rispetto degli impegni presi pubblicamente durante la campagna elettorale per il presidio ospedaliero di Fabriano e quindi la sospensione degli effetti delle giunte regionali, l'esalto, per la parte riguardante i punti nascita e le unità operative attualmente operanti presso il presidio ospedaliero e dei servizi, qui il passaggio è importante, dei servizi esistenti di questo comprensorio montano, qui c'è scritto, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i cittadini della regione in materia sanitaria e di verificare la possibilità di modifica. A me non piace di verificare la possibilità di modifica. Questo lo voglio emendare
e dire modificando tali norme, non la possibilità di modificarle. Che significa? Chiedo scusa, io propongo questo emendamento che rafforza il documento. Togliamo di verificare la possibilità, noi chiediamo di modificare, non di valutare. Grazie. Scusa, Urbano, rispondo su, prego, accomodi. Rispondo subito dicendo che abbiamo scritto questo perché alcune di queste normative non sono modificabili dalla Regione, però siccome, perché discendono da accordi siglati da tutte le Regioni nella conferenza Stato-Regioni, ci sono degli impegni presi, che no, però giustamente gli vogliamo dare più forza, modificare, non c'è nessun problema, però noi abbiamo scritto verificare la possibilità perché se tecnicamente bisogna farlo modificare, bisogna andare in conferenza Stato-Regioni per modificare gli atti, ma andranno in conferenza Stato-Regioni, e mica che problema c'è? E certo, me lo dice lui senza può fare. Bene, quindi dobbiamo cercare unità, se proponi questo è accettato. Viene accettato quindi l'emendamento proposto al Consiglio Urbani, lo mettiamo subito in votazione, non abbiamo... La votazione elettronica, quindi per alzata di mano, invito i consiglieri. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento proposto al Consiglio Urbani. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Quindi all'unanimità viene... Se tirate sulla mano così facciamo il numero, contiamo il numero. Quindi 21 presenti, 21 votanti, all'unanimità viene accolto l'emendamento proposto al Consiglio Urbani. Andiamo avanti, è iscritto a parlare il consigliere Peverini, prego. Buonasera a tutti, naturalmente ringrazio per la partecipazione, è stata un'occasione per una vera partecipazione della città faurianese, anche se per un argomento sicuramente molto scottante e di difficile forse risoluzione. Presento un emendamento, sindaco, ancora una volta semplicemente per chiarire, forse puntualizzare ancora di più l'ordine, poi l'oggetto del giorno di questo ordine del giorno. Ne do lettura. Leggo com'è, poi eventualmente propongo la sostituzione. Primo punto, il Consiglio Comunale si impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi affinché la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e la Regione proceda alla revisione dell'intesa del 16-12-2010, che non conosco nei dettagli, quindi mi rimetto a lei, a voi, Presidenti Sindaci, quelli richiamati nella premessa. Secondo le indicazioni di flessibilità ed idoneità per la persistenza dei punti nascita in aree montane particolarmente disagiate, propongo la sostituzione a partire da per la persistenza, direi per il mantenimento dei punti nascita, potes delle unità operative dei servizi sanitari esistenti presso il presidio ospedaliero di Fabriano, perché vedo che lei ha riportato soltanto il mantenimento dei punti nascita, mentre l'ordine del giorno riguarda potes, unità operative e servizi sanitari esistenti, quindi per specificare poi e puntualizzare di che cosa si tratta e qual è il mantenimento che chiediamo, e in modo specifico lo chiediamo per il presidio ospedaliero di Fabriano, anche perché poi lei nel secondo punto... Scusa. Finisco, scusa. Poi dopo sì, lascio lei la risposta. Al secondo punto vedo che parla della sospensione, premessa è stato fatto un emendamento, per quanto riguarda i punti nascita, potes e le unità operative attualmente operanti. Quindi mi sembra opportuno dire il mantenimento non soltanto del punto nascita, ma bensì anche delle unità operative, servizi sanitari esistenti e potes sin dal primo punto. No, modificare
Allora, scusa, no, la conferenza del 16-12 le prevede l'ipotesi e prevede tutto, non prevede i punti nascita sotto a 1000 parti. È questo che vogliamo. La conferenza sotto, infatti, abbiamo chiesto al Presidente della Regione di mantenere quelle cose che lui può, perché la conferenza Stato-Regione del 16-10 le prevede. Non prevede i punti nascita sotto a 1000 parti. E è questo quindi che noi dobbiamo andare a modificare. Solo nella conferenza Stato-Regioni bisogna andarci per dire in tutte le regioni italiane, come stanno peraltro cercando di fare anche in Lombardia, non solo da noi, nelle zone montane del Piemonte, nelle zone rurali e montane della Calabria, tutti stanno chiedendo che i piccoli ospedali che rimangono, gli ospedali periferici, abbiano questa possibilità di mantenere i punti nascita sotto a 1000 parti. Non stiamo a fare deroga a 500, però è che purtroppo ce ne sono 936, di cui alcuni hanno 40 nascite, 20 nascite, 80 nascite. Quindi voi capite che la difficoltà nostra è quella in questo momento per la conferenza Stato-Regioni. Però noi chiediamo questa modifica. Poi, se uno da 50 punti nascita non può proprio esistere, e questo lo vedrà la Regione, lo vedrà il territorio dove vivono. Non può essere che quella dice fissa il limite di 1000. 1000 per noi è irraggiungibile, perché non ce lo possiamo fare nemmeno se ci prendiamo quelli dell'Umbria o quelli di San Severino, perché non è possibile. Però, e quindi lascerei solo questo, non è ammissibile, capito? Mi conferma quindi no, perché l'oggetto riguarda proprio salvaguardia punti di nascita. Potes, assolutamente. L'oggetto dell'ordine del giorno è salvaguardia punti di nascita, certo. Potes delle unità operative, certo, dei servizi sanitari esistenti. Certo, però mi sembra chiaro, cioè sarebbe opportuno per me, però se lei lo conferma qui, no, le dico, davanti sì, a noi, davanti a tutti che, non ci capiamo, che sono compresi, io e lei non ci capiamo a volte. Allora, in questa normativa non c'entra niente la Potes, che già c'è prevista, che è possibile fare. C'è previsto che possiamo fare qualsiasi servizio, le unità operative semplici, complesse, come le chiamiamo, i primariati e tutto quanto. Questa normativa del 16-12-2010 è riferita ai punti nascita che devono essere sopra 1000 parti. Quindi questa conferenza Stato-Regioni che ha decretato questo deve essere modificata. Perfetto, Sindaco. Per carità, sembra che uno stia cercando l'ago nel pagliaio, però se mi permette adesso non ho la risposta, allora prego. Sarebbe opportuno modificare l'oggetto, perché se nell'oggetto di questo ordine del giorno noi votiamo, ci scriviamo mantenimento, ovvero salvaguardia dei punti nascita, delle potes, che non c'è problema, mi sembra aver capito, potes sono mantenute, delle unità operative, dei servizi sanitari esistenti, no, io penso, scusa, che allora... No, ma l'hai letto dopo, allora, chiediamo, so, sono che livelli chiediamo, diversi. Il livello nazionale ci crea un problema sui punti nascita. Il livello regionale al punto 2, e chiediamo la modifica di questo, ci sta creando problemi sulle potes e sui servizi, e chiediamo la modifica a livello... Quello può essere fatto a livello regionale, quindi è il punto 2, quella cosa che ha detto Urbani prima, ok? Mentre sopra è riferito ai punti nascita, quindi l'oggetto ricomprende tutto. Primo punto... Modifica del livello nazionale. Secondo punto, modifica del livello regionale per potes, servizi e unità operative. Va bene, Sindaco. Okay? Non mi ha pienamente convinto, comunque la ringrazio ugualmente. Immaginavo. Inserirei e metterei in votazione l'emendamento chiesto da... No? Buono, ce n'è un altro. Dobbiamo acquisire l'emendamento proposto da... dai cittadini, mi pare muratori, ha proposto quello di inserire le firme, o no, sì, giusto? Diceva inserire dopo, perché altrimenti non saprei dove collocarlo, ne abbiamo parlato un attimo col sindaco, lo collocherei qui, dopo visto, considerato, constatato, il secondo visto, prima di considerato qua, del primo considerato, inserirei, considerato che al Presidente Ceriscioli sono state consegnate 3.348 firme. Ho invertito i numeri come sempre, sono un po' dislessico. 3.448 firme di cittadini che hanno chiesto il mantenimento di ostetricia e ginecologia nel presidio di Fabriano. E poi dopo c'è, considerato che l'accordo Stato-Regioni...
adesso io le assicurazioni mo le faremo di la ricevute manco a me per niente. Bene, allora mettiamo in votazione l'emendamento così come è stato illustrato adesso dal sindaco. Bene, allora se per cortesia mettiamo in votazione, quindi chi è favorevole all'emendamento? Quindi 21 votanti, 21 a favore. L'emendamento è accolto. Fatto questo, non abbiamo più iscritti a parlare. Prima chiude il sindaco e poi passiamo alla votazione dell'atto. Allora, ringrazio tutti gli intervenuti, in particolare i cittadini che hanno presenziato. Come dicevo prima, l'ha fatto già il comitato che ha proposto le firme che abbiamo accolto di mettere nel documento. Il lavoro presentato dentro in questa sala e il dibattito che si è tenuto. Ringrazio in particolare i sindaci, Sua Eccellenza Monsignor Vescovo che ha dovuto andare via. Mi farò latore nell'incontro del 30 di portare al Presidente Ciriscioli il documento, punto numero uno. Punto numero due, di rammentargli, ho preso appunti già personali che poi col dottor Lamanna, si concentrerà sull'ostetricia e sulla ginecologia. Io gli rappresenterò questa situazione delicata, anzi questa situazione devastante per l'ospedale di Fabriano, per la quale gli chiederò ulteriori, il tavolo che gli abbiamo chiesto, quindi ulteriori impegni concreti ad incontrarci e a dibattere, perché vogliamo conoscere tutto per intero. So che all'incontro saranno presenti il dirigente regionale della sanità, perché chiaramente è quello che deve applicare le norme, e quindi l'incontro è riservato al presidente, al sindaco Sagramola e al dottor Lamanna. Però vi dico, farò questo e chiederò ulteriormente al presidente Ciriscioli ulteriori incontri, perché questa cosa non venga definita in nessun modo, modificato il presidio ospedaliero di Fabriano fin quando non abbiamo concluso le cose. E il dibattito e le interrogazioni che gli dobbiamo fare, perché io voglio che prima che l'atto sia approvato, voglio ritornare in consiglio, in un consiglio magari anche aperto, in cui c'è scritto quello che c'è e se si vota contro ne trarremo le dovute conseguenze e faremo anche altri atti. Mi riservo di fare tutti gli atti che la legge mi consente come responsabile sanitario del territorio, perché ancora c'è questa norma, che la legge mi consente per tutelare la maternità e la salute dei cittadini, in particolare delle donne. Bene, quindi siamo giunti alla conclusione, mettiamo in votazione il documento così come è stato emendato. Chiedo la cortesia di tirare sulla mano, chi è favorevole? Presenti, 21 votanti, tutti a favore, quindi viene accolto il documento così come è stato emendato. Sono le 19:25, termina qui questo Consiglio Comunale aperto. Grazie a tutti, buona serata.